Bonsoir tout le monde, benvenuti, è una gioia avervi qui con noi in questo nuovo orario, ore 19, abbiamo cambiato, sai, con il cambio del fuso orario dobbiamo adattarci anche noi e come sempre è un piacere avervi con noi, benvenuti a tutti i nostri cari amici che ci seguono. E questa sera qualche annuncio importante, vediamo oggi che lunedì giorno è. Oggi è lunedì, giusto? Oggi è lunedì, possiamo partire così? Ok, perfetto. Allora, lunedì da cambiare. Ah, ma questo lo possiamo fare dal vivo, questa è la bellezza dal vivo. Guarda, lunedì facciamo così. Ore 20:30. Economia biblica e finisco qua perché sennò non ce ne andiamo più. Ok, perfetto, done. E allora, paf, cambio. Cambia, dove, chi? No, non ha cambiato niente. Vabbè, comunque, vi do gli annunci. E questa sera alle ore 8:30, tra un'oretta e mezza precisamente, vedremo la seconda parte di Economia Biblica con tutti gli studenti. Se te sei interessato a partecipare, parleremo di una parte pratica, chiariremo il discorso della decima. Oh, questa sera c'è guerra. Parleremo della decima alla luce della scrittura. È Antico Testamento, Nuovo Testamento? Dobbiamo darla, non dobbiamo darla? Che cosa serve darla? Perché devo darla? Chi deve darla? Quando devo darla? Dove devo darla? Eccetera, eccetera, eccetera. Per quello non mancare, sarà molto interessante. Parleremo soprattutto della realtà e spiritualità applicato all'area economica. Parleremo di quello che Dio ha istituito per i ministri, soprattutto se hai la chiamata, non perderti quello che vedremo questa sera, e poi parleremo della decima. Non so se riusciremo a vedere tutto in un'ora, ma comunque ci tengo tanto al tempo delle domande. Prossimo mese, visto che siamo all'11, mancano 20 giorni, ma comunque prossimo mese vedremo angeli e demonologia. Questo è molto importante se tu sei pieno di demoni o sei la figlia di Dracula, puoi benissimo contattarci al 329 1748 772. Potete benissimo chiamare e alle prime tre telefonate un materasso Emiflex per quelli che chiameranno per primo. Gaia, puoi partecipare anche tu, puoi partecipare. È gratuito completamente, basta chiamare a Pasquale che ti scrive in una chat, mette il tuo nome in una chat dove arriva l'ID di Zoom. Dovrai scaricare un programma che si chiama Zoom e da lì ti connetti direttamente come ascoltatori. Se vuoi partecipare come studente a tempo pieno, devi prendere il materiale che, vabbè, ti costa un pacchetto di sigarette. Per quello non fumi per un mese e ti studi la Bibbia, così finalmente smetti di fumare. E se hai dei problemi economici, ce lo dici in privato e ti aiutiamo noi, ci mancherebbe. I soldi non devono essere mai un problema nel regno di Dio. Non siamo qui per fare soldi e né per comprarmi la Ferrari. Questo è poco ma sicuro. Bene, o forse sì. No, la Ferrari no. Una Lamborghini forse. Ah, e pensare che in America ci sono un sacco di quelli. Comunque, ma noi non siamo di quelli, noi lo facciamo per amore a Dio, non ci lasciamo, anche se Dio ci benedice in maniera abbondante, ma questo ne parliamo in privato, in economia biblica. E adesso sì, continuiamo con il tema guarigione e liberazione. Stiamo vedendo delle cose molto interessanti e andiamo, facciamo un combine, perché abbiamo, così riprendiamo di quello che abbiamo visto ieri, eccolo qua. Che sono le quattro necessità basilari e le vediamo velocemente. Combine, voilà, perfetto. No, io mi voglio dell'altra parte, così, guarda, zuc, eccolo lì, hai visto? Solo quelli unti riescono a fare queste cose, solo gli unti. Ora, abbiamo visto i quattro missioni basilari, parlando della guarigione e la liberazione. È fondamentale comprendere alcuni principi. Sono principi un po' che nascono dalla psicologia, ma la psicologia, in quanto ha lo studio della psiche, cioè
come Dio ha creato la nostra psiche. Dio l'ha creata, l'uomo la studia. Il problema è che l'uomo, se non gli metti Dio in mezzo, non potrà mai avere una comprensione di quello che è la mente dell'uomo. Per quello, per comprenderla, ci vuole lo Spirito Santo. Ma al di là di questo, sappiamo che l'uomo primariamente ha bisogno di quattro cose che andiamo a sottolineare adesso, esattamente adesso, che abbiamo visto ieri come introduzione, che è la necessità dell'amore. Questo è il bisogno primario, per quello nella pienezza dello Spirito Santo noi abbiamo questo amore. Seconda necessità, necessità di perdono, abbiamo bisogno di essere perdonati. E qui ci gioca molto il diavolo nella vita di molti credenti, che non riescono a perdonarsi o ricevere il perdono perché pensano che quello che hanno combinato è troppo grosso. Senti, non c'è niente che Dio non possa perdonarti. Dio, la Bibbia dice che Dio non si stanca mai di perdonarti. Ricordati questo. Terza necessità, la necessità di protezione. Necessità di protezione. E questo lo ricevi principalmente nell'infanzia, quanto è importante trovare la sicurezza nei genitori. E la quarta necessità che abbiamo visto, la necessità di autostima. Ora, se in questo caso noi come vasi non siamo stati ricolmi di questi quattro fondamenti che l'uomo ha bisogno come vaso, se non siamo stati ricolmi, allora ci sono delle ferite che nascono dentro di noi a motivo di queste mancanze. E che cosa facciamo? Spesso ci mettiamo delle maschere, cioè fingiamo, come quando ci facciamo i selfie su Facebook, sai che sorridi amore, sorridi o ti spacco la testa, sorridi. Sai, non so se le avete mai fatte, noi voi ovviamente non le fate perché state guardando i nostri studi, ma quelli che guardano gli altri studi sicuramente lo fanno. E Comunque, quando non abbiamo avuto questi quattro bisogni, non siamo il vaso come vasi, non siamo stati riempiti, e allora ci mettiamo delle maschere e andiamo a vedere alla luce non della scrittura proprio, anche se ho messo alcuni passi biblici per confermare questi principi, andiamo a vedere sette maschere che l'uomo ha, si mette, e che quando tu li vedi nelle altre puoi subito capire che lì c'è un trauma da superare o una ferita. E per quelli che lavoreranno nella guarigione e nella liberazione, questo è fondamentale. E prima di tutto avere la sensibilità spirituale per discernere quali sono i problemi di quelle persone che ti trovi davanti. Tutti hanno un problema e è lo Spirito Santo che ci lo rivela. Ma puoi prendere appunti, sigilla questo nella mente, e a volte è lo Spirito Santo che ti porta questi concetti per farti capire il problema che la persona ha davanti a te. E partiamo con il number one, prima maschera, e troviamo l'isolamento. Vivere in una scatola, famosa frase, vivere in una scatola. Tutto il mondo mi tradisce, non ho un amico, non posso fidarmi di nessuno, non mi capisce nessuno, e qui c'è anche il vittimismo in questo isolamento. Sì, le hai prese, ma come non le vuoi prendere di più, che cosa fai? Ti metti in una scatola. Io le ho passate queste cose, per quello posso capirle, le persone che si isolano delle altre. Non mi ama nessuno, vado in giardino e mangio i berbi. Che non è molto positivo, perché la Bibbia dice, Proverbi 18:1, chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. Uè, questo è pesante, perché sì, l'isolamento è segno che c'è qualche trauma nella vita di una persona quando ha la tendenza a rimanere da solo, ma dall'altra parte la Bibbia dice che si separa delle altre, cioè che chi si isola delle altre cerca la propria soddisfazione. Per quello è importante capire che non perché tu ricevi rivelazione nella tua vita devi isolarti dalle altre, o devi cambiare o lasciare la tua comunità. Questo è uno dei peggiori sbagli che tu puoi fare, perché non c'è la comunità perfetta, come dico sempre, ma l'isolarti di una chiesa può essere pericoloso, soprattutto adesso dove c'è molto contatto online, che il contatto online, per quanto può essere buono, non è mai il contatto genuino. Notate che cosa è riuscito a fare il diavolo con questa storia del virus. Vieta gli abbracci, il saluto, il contatto fisico, perché quando si perde il contatto fisico si raffredda l'amore interno. Noi abbiamo bisogno di sentire l'amore degli altri, un abbraccio, sia detto ma anche
affettuoso, il contatto fisico quanto importante. E nota che adesso ti salutano con il gomito, che è ridicolo, perché di un lato ti dicono tossisci coprendoti con il gomito, e poi per salutare gli dai il gomito, cioè non mi copro più con la mano ma mi copro con il gomito e poi ti saluto con il gomito. Comunque vabbè, passerà, ci saranno cambiamenti che non saranno a favore nostro, questo poco ma sicuro, il mondo sotto il diavolo. Ma ritornando al discorso, allo studio che stiamo facendo, ricordatevi dell'isolamento. Numero uno, quando vedi una persona che ha la tendenza a isolarsi, tu stai vedendo una persona che ha delle ferite. Numero due, tentare di chiamare l'attenzione, e io ero questo a scuola. Ora, far girare tutto intorno a noi ci fa sentire stimati. Alcuni ottengono dei beni o anche dei titoli per dimostrare a tutti che valgono. Dipendono dall'approvazione della gente in maniera ossessiva. Nel mio caso era la mancanza d'amore. Quando tu vedi un bambino ribelle che urla e che chiama l'attenzione, è un bambino che ha mancanza di amore. Scusate un attimo. Eccolo lì. Videocamera numero 2, perfetto, benissimo. Videocamera numero 3, sì, un po' storta, ma ecco, perfetto. Allora, stavamo dicendo, tentare di chiamare l'attenzione. Un bambino ribelle è un bambino che sta urlando per amore, ricordati questo. Ma dall'altro lato ci sono quelli che hanno bisogno, dipendono dall'approvazione delle altre. E per questo Gesù Cristo in Matteo capitolo 6, che interessante, dice: quando tu dai un'offerta, che la destra non sappia quello che fa la sinistra, non cercare di chiamare l'attenzione. Tutti siamo nati con un bisogno di attenzione, ma quando c'è una ferita c'è qualcosa che va oltre, e allora tu vedi l'esagerazione. A volte c'è nel vittimismo. E sai, con le persone, io sto male, sto malissimo, oh mio Dio, tu non sai cosa sto male, no? E a volte vedo in alcuni studenti che hanno bisogno di aiuto e che ogni tanto interrompono, io sto malissimo, sto morendo. E allora non è che stai morendo, hai bisogno di conoscenza sicuramente, ma c'è qualche ferita della quale Dio deve operare. E gloria a Dio che possiamo vederli, seguirli e aiutarli nella scuola biblica. Comunque, al di là di questo, un esempio pratico, Giovanni 7,18 dice: chi parla di se stesso cerca la propria gloria. Ora, notate che chi si separa dagli altri cerca i propri interessi. Ma, aspetta che mi sta facendo cieca la pen, la Apple Pen, ecco, Apple Pen, ritornata. Era la batteria, ma lei si ricarica velocemente. E ora, abbiamo visto precedentemente che cerca la propria soddisfazione, che si separa dagli altri, ma dall'altro lato abbiamo visto che chi parla di se stesso cerca la sua propria gloria. E ora notate che ci sono tanti ministeri che parlano di se stessi e non tanto della parola di Dio. O gira tutto in quanto sono bravi, in quanto loro fanno, quanto loro lasciano fare o non lasciano fare, quanto ci stiamo espandendo, quanto stiamo facendo. E anche se parla in plurale, è sempre tutto girare in se stesso. Vediamo quanto ha caricato. 7%. Vabbè, può andare. 7%. Dove siamo? Dove eravamo? Torna indietro, eccolo qui. E le quattro necessità e le sette maschere. Io avevo visto che voilà, chi parla di se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace e in lui non vi è ingiustizia. Ora, quando cerchi la gloria di Dio, di colui che lo ha mandato, quando parli la sua parola, cioè quando il centro della tua vita non è di quello che tu puoi fare, quanto sei bravo, ma bensì quanto tu condividi la parola di Dio. Parola di Dio non predicata dagli altri, perché lì in realtà stai predicando un libro. Non il libro, un libro di qualcuno, ma predicare la rivelazione. Allora tu cerchi la gloria di Dio quando veramente sei attaccato alla vite. E ora, se sei attaccato alla vite, non c'è niente di che vantarsi, perché tutte le cose buone che possono uscire dalla tua bocca sono il risultato di che cosa ti puoi vantare? Del Signore. Chi si vanta nel Signore. Che sono attaccato alla vite, e grazie che siamo attaccati alla vite, tu puoi produrre qualcosa di buono. Perché in noi, dice la Bibbia, non c'è niente di buono. Ovviamente, oltre allo Spirito Santo. Nella mia carne non c'è niente di buono. Ma per mezzo dello Spirito Santo possiamo manifestare tutte le cose buone che vengono da Dio. Perché tutte le cose buone scendono dall'alto, dal Dio della gloria.
Sentirsi troppo suscettibili, non sopportare né la critica né il consiglio, niente gli sta bene se lo elogiano o se lo criticano, della tipica frase della serie come sei bella oggi perché ieri non lo ero, non so se l'hai mai trovato. io ne ho avuto quando avevo la comunità, avevo qualche membro che aveva questi problemi di suscettibilità e era la causa, era ovviamente i traumi che aveva vissuto nell'infanzia. Nel suo caso ha vissuto degli abusi. Mi permetto di dire queste cose perché non saprete mai chi è questa persona. Ma comunque non poteva, era una persona che non accettava né la critica né il consiglio. Niente gli stava bene. Allora, non sto parlando di quello che a volte... Facebook è crudele, guarda che Facebook è crudele. Io ringrazio Dio che ha messo su Facebook il tasto blocca utente. Guarda, questo proprio è stato il Signore che l'ha installato. Perché c'è gente che ti critica e viene con un'amarezza e vomita tutto sulla pagina. E allora perché, come fa un figlio di Dio a vomitare tutta quella rabbia, tutto quell'odio dentro una pagina? Sai perché? Perché probabilmente in faccia... sicuramente in faccia non lo farebbe, non avrebbe il coraggio di fare una cosa del genere, ma nascosto dietro uno schermo, allora lì buttano fuori la loro rabbia. Perché? Perché non lo possono fare con altre persone. Queste sono le cose tremende e pericolose di Facebook, per quello devi essere saggio. E alcuni mi dicono, ma Martin, tu cancelli a tutti. No, io non cancello a tutti, io cancello i polemici e cancello se la persona capisce lo sbaglio. Io perché lo devo cancellare? Tutti sbagliamo. Tutti sbagliamo, ma quando mi rendo conto che dietro c'è un'amarezza, c'è uno sfogo, c'è un odio, c'è una carnalità, a quel punto non ha senso abbassarti al suo livello. Non rispondere allo stolto, altrimenti si crederà saggio. E allora, in alcuni casi, è meglio prendere le distanze di queste persone che sono troppo suscettibili, perché qualunque cosa tu dirai, non te la prenderanno. Comunque... maschera numero 4 che possiamo trovare nelle persone: essere troppo possessivo. E qui ci sono anche i pastori in questa categoria. Essere troppo possessivo. E l'essere troppo possessivo denota che dietro quella persona ci sono un sacco di insicurezze. Da bambino era il mio giocattolo, era la macchina. Ora è mia moglie, i miei figli, le mie pecore, la mia chiesa, la mia denominazione. E quanto più cresci, più possessivo tu sei. Gelosie, amare il controllo sulla vita degli altri. E ci sono pastori che sono in questa categoria, e questo denota che queste sono persone che hanno delle ferite. Non pensare che un pastore non ha delle ferite. Un pastore ha un sacco delle ferite. Il problema è chi guarisce al dottore. Questo è il problema. Perché un pastore si apre un altro pastore, deve essere di veramente fiducia. E nei giorni di oggi, chi è il pastore di fiducia? Perché se tu ti apri con qualcuno, il giorno dopo appaia tutto su Facebook. Sulle persone le quali amare il controllo delle vite degli altri, gelosia anche sulle persone con le quali stanno e con le quali si uniscono, eccetera, eccetera. Vuole sempre dominare gli altri, occhio a quando i figli si sposano e vogliamo dominarli o obbligarli a fare qualcosa, ma questo non significa che non possiamo dare un consiglio o una parola di incoraggiamento, e questo soprattutto è alle suocere, per le suocere. Lascia Cicino ormai si è sposato e tu dovresti incoraggiare a Cicino a risolvere i problemi da solo, e non quando Cicino già con 40-50 anni viene a bussare perché ha litigato con la moglie, tu dici sì, vieni, ti faccio le lasagne perché lei non sa come ti... Io sono tua madre, Luke, io sono tua madre. No, in realtà è tuo padre, è nel film Star Wars, ma comunque... pastori che dominano. Infatti guarda questo, prima Pietro, quando parla dei pastori, degli anziani, dice: e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati. Cioè ci sono persone che Dio se tu hai una persona sotto di te e te l'ha affidata Dio, non è proprietà tua. E allora ecco quando ci sono dei guai cominciano a signoreggiare i pastori, ma essendo i modelli della gregge. Che bello essere un modello della gregge. Guarda, io dico sempre agli studenti, cerco di essere un modello, gli dico: guarda, noi non ti imponiamo una denominazione, io non ti do libertà, credo in te, ma sappi che quando il tuo gruppo crescerà devi fare due cose. Numero uno,
sappi che ti verranno a bussare quelli che fanno proselitismo. Finché ne sei nessuno ci crede in te. Ma quando cominci a crescere, allora vengono a bussare la porta. Numero uno. Numero due, mantieni questa impostazione di non cercare di dominare nessuno. Noi non siamo qui per creare denominazioni, noi siamo qui per espandere il regno di Dio. E così come noi, senza interessi, investiamo tempo, il nostro tempo, la nostra conoscenza, tutto quello che noi siamo per far vedere Cristo in te, allo stesso modo tu dovrai farlo con gli altri. Sono le condizioni che noi mettiamo. Non ci sono altre condizioni, e non cercare di fare troppi danni, perché se ne combini qualcosa con chi si arrabbiano. Vabbè, comunque, al di là di questo, ormai ho le spalle grosse. Ma sì, abbiamo visto, maschera numero 4, essere troppo possessivo, come genitori, come marito, come pastore, come ministro. Questo determina, quelli che controllano la gregge, ti fa vedere che c'è una persona con delle ferite. Il problema è che quella ferita non permette, prevale su quello che è la volontà di Dio. Questo è il pericolo delle ferite, per quello che è così importante. E queste persone possono fare anche corsi di guarigione e liberazione, senza rendersi conto che hanno bisogno di aiuto. Perfezionismo, questo non è il mio caso. Una delle maschere che non avevo in passato, questo sicuramente non era. Ma quando tu sei perfezionista, e abbiamo un esempio tipico nella Bibbia, vediamo se ti viene in mente, qual è l'esempio tipico del perfezionismo nella Bibbia? Uno alla volta, senza spingere. Perché non ti accendi? Ecco qua, scusate, che se non accendo questo salta tutto in aria, ma non salterà, perché Dio è con noi. E ecco qua, ho fatto vedere una... Allora, accenditi. Vabbè, comunque, questa batteria rimane fino in fondo. Vabbè, velocemente, ok, andiamo al punto. Non possiamo godere di niente se non viene fatto bene al 100%, se non ci hanno riempito di perdono, se hanno chiesto troppo da noi, tutto passa da quello che io sono riuscito a fare. Non posso vedere le cose buone, vedo sempre i dettagli il dettaglio che riuscì male. Sono quelli che quando vengono a casa tua vedono il quadro storto e non riescono a stare fermi se non si alzano e ti addirizzano quel quadro che è storto. Ah! Non riescono a gustarsi la serata e l'occhio li cade sempre nel quadro che è storto. E allora queste persone hanno delle ferite dentro, sono i perfezionisti. E chi è l'esempio tipico nella Bibbia del perfezionismo? Cha-chan! Luca capitolo 10 versetto 40 dice: ma Marta, tutta pressa da molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Non ti importa, guarda come sto facendo tutto, sto cercando la perfezione per compiacere a Dio, e a Dio non le importa. No, Dio non cerca la perfezione, Dio vuole che noi andiamo verso la perfezione fissando lo sguardo in Lui, colui che è perfetto, affinché possiamo essere trasformati. Ma quando tu sei perfezionista, vuol dire che l'approvazione tu l'ottieni di quanto tu sei bravo, ma la perfezione non esiste. Allora, agli occhi di Dio siamo perfetti, e con questo concetto io posso essere trasformato. Ma dall'altro lato tu avrai un concetto sbagliato da Dio, se sei una persona perfezionista. E questa è la quinta maschera che determina una ferita dentro di te. Sesta, la criticare gli altri. Oh mamma mia, criticare gli altri. Allora, una cosa è portare alla luce le false dottrine, perché alcuni mi ha targato di uno che sono uno che critica gli altri. Martin critica gli altri. No, Martin non critica gli altri. Io ce l'ho quando gli altri predicano stupidaggini. Qui, guarda, lì. Non do i nomi perché non si dice il peccatore, ma sì, porto alla luce i peccati. E se io sto sbagliando, dimmelo. Io amo le critiche costruttive, non amo la polemica, ma se vedi che c'è qualche insegnamento che è al di fuori della parola, dimmelo, gloria a Dio, istruisci il saggio e diventerà più saggio. Comunque, lui non sa niente, nessuno sa fare un bel niente, tutto sta male, la colpa ce l'hanno gli altri. È come quel vecchietto
mi ha scritto questo per ricordarmi di questa storia del vecchietto che si lamentava sempre che la chiesa era vuota, è sempre vuota, qui non viene mai nessuno, non viene nessuno. E allora i giovani organizzano un evento evangelistico e riempiono la chiesa. E allora uno dei giovani si avvicina al vecchietto e dice: non che era sempre vuota la chiesa? Sì, ma sicuramente di questi qui nessuno riceverà Cristo. E allora vedi che c'è questa attitudine di critica e lo trovi contro Gesù Cristo da parte dei farisei in Matteo capitolo 11 versetto 16, che dice: a chi paragonerò questa generazione? Essa simile ai fanciulli seduti nelle piazze che si rivolgono ai loro compagni dicendo: noi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo intonato lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni, nota questo, è venuto Giovanni che non mangia, non beve, era uno che digiunava e spesso, ed essi dicono: egli è un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, andava con i peccatori, e gli dicono: ecco, un mangione, un bevone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata resa giustizia dai suoi figli. E ora tu trovi quelli che non va mai niente. Sì, guarda quello che fa, quello che non fa. A criticare. Perché tutti dobbiamo buttare l'acqua al proprio mulino, no? E allora noi siamo gli unici che abbiamo la verità, gli altri non capiscono niente. E questa è la denotazione, questa critica verso gli altri, è la denotazione che c'è una ferita lì dentro. E per ultimo, per concludere, il proiettarsi. Quando rigettiamo, critichiamo gli altri riguardo a ciò che in realtà non ci piace di noi e temiamo da bere. Allora, quando tu vedi un arrogante, dici: guarda quanto arroganza. In realtà è che ti stai specchiando la tua arroganza nella vita di un altro. E spesso tu trovi delle persone che si trovano a criticare altre persone o si trovano con disagio perché in realtà stai vedendo un problema che tu hai rifletto in quella persona e quella persona ti sta antipatica. In realtà non è che la persona ti sta antipatica, in realtà è che tu ti sei antipatico. E allora ti sei antipatico, ma non sai come risolvere il problema e te la prendi con altri, soprattutto con quelli che proietti il tuo trauma. E per ultimo, se c'è uno che mi dice: no, guarda, io non ho nessuna di queste maschere, beh, chi dice di non avere nessuna, secondo me, sarà che ce le ha tutte, punto di domanda. E allora nella prossima puntata quello che vedremo è il guarire la nostra identità, la conclusione di questi 7 maschere la lascio per l'incontro di domani, così ripartiamo con un veloce riassunto che abbiamo fatto oggi e riprendiamo il discorso. Io adesso sì, andiamo alla parola di Dio per vedere se ci sono qualche domande. E l'Apostolo Paolo un po' lo era, brava Gaia, hai ragione, l'Apostolo Paolo un po' lo era. Lui, se studi anche Mosè, giusto, vedendo il comportamento di alcuni uomini di Dio, tu puoi capire i traumi che avevano dietro di loro. E questo ci consola. I farisei volevano essere perfetti, Wendy, sì. Luca, Marta, questo è il versetto della Bibbia. E vediamo. Gloria a Dio, Tecla, Dio ti benedica. Vediamo, non vedo nessuna domanda. Beh, penso è uno studio molto semplice, non è uno studio. Ho messo dei passi biblici per spiegare meglio, ma è più è parte del lavoro della guarigione e la liberazione per quelli che stanno facendo il corso. Questo ti aiuta un po' a capire le dinamiche e le persone che ti troverai davanti in base alle loro reazioni. Allora, come intuire che queste persone hanno qualcosa da sistemare? Emanuele Cassano dice: ciao Martin, premetto che io sono uno che si isola molto. Volevo chiederti, una guarigione fisica può essere che dura un tempo e poi il dolore ritorna? Sì, può essere. Generalmente quando la malattia ritorna è che non si è trattato l'origine. Io credo che il 90% delle malattie nascano da un trauma. E ora, se tu hai l'ulcera e io vengo e ti impongo le mani nel nome di Gesù e quella ulcera, ma non ho risolto lo stress, perché è scientificamente comprovato che l'ulcera nasce dello stress,
Sì, io prego, la Bibbia lo dice, ci crede anche tu, preghiamo insieme nel nome di Gesù e ricevi la guarigione dell'ulcera. Sì, ma se non hai risolto lo stress, quanto ritorna? A volte qualche annetto, qualche mese, dipende. Per quello è importante andare a queste radici, a capire le radici e i traumi che noi ci portiamo per poter prima avere una guarigione efficace. E per ultima domanda da Rosalba Fuda, che dice: ma dire che tutti hanno traumi non è giustificare un po' troppo? Non c'è di base anche la propria personalità? Sì, allora ascolta, noi abbiamo due identità principali, che è Giacobbe e Israele. Giacobbe è quello terreno, il terreno ha sempre qualcosa lì di nascosto. Per quello io devo imparare a morire al vecchio uomo e portare alla luce il nuovo, cioè quello che ha creato l'immagine di Cristo, Israele, lo spirituale. Per quello noi quando facciamo l'amministrazione in realtà lavoriamo con Giacobbe, ma Giacobbe non è che dobbiamo disotterrarlo per poi vedere quali sono i traumi e poi sotterrarlo di nuovo. No, vabbè, fai un'amministrazione, due, chiudi la ferita più grossa e poi nel crescere spiritualmente le altre fortezze cadono da sole. Ma a volte ci stiamo trascinando quel legame che non ci permette di evolverci, di crescere, di portare fuori quell'uomo spirituale che è importante sistemare. Allora, se tu non hai nessun trauma, nessun problema, gloria a Dio, Rosalba. Prega per noi peccatori, ricordati da noi quando tornerai nel tuo regno. Adesso sì, Dio vi benedica e ci vediamo alle ore 8:30 per Economia Biblica, dove ci sarà forse una guerra campale, decima sì, decima no, offerta sì, offerta no, ma la Bibbia dice che dobbiamo dare gratuitamente o dobbiamo raccogliere le offerte. Che cosa facciamo? Dobbiamo andare a fabbricare le tende, noi predicatori, o possiamo vivere per fede? Che cosa dobbiamo fare? Punto di domanda. Mi giustifico lavorando che non ho fede per entrare a tempo pieno, o che cosa devo fare? Punto di domanda. E questo lo vedremo alle 8:30 su Facebook. Potete chiamare al nostro carissimo Pask al numero qua, ciappa su. 329-1748-772. Mi raccomando, non perdete questo studio. Iscriviti anche alla scuola biblica, iscrizione gratuita, ti cambierà la vita. Ti cambierà la vita. Vi benedico, ci vediamo domani alle ore 19. Adesso cominciamo a questo orario, è un bel orario. Amen.